Allora, mia mamma, prima di morire, anni fa, mi disse, se mai l'Inter, vincesse la Coppa dei Campioni, portami in cimitero un gadget, qualcosa che ricordi, la vittoria. L'Inter fa il triplete, vince, la Coppa dei Campioni, io di notte mi sveglio e dico, cazzo, la promessa a mia madre, Devo no? andare al cimitero. Era le 6 del mattino e esco per strada. Non avevo goduto molto perché c'erano anche ragazzi che festeggiavano a livello etilico alto. Cioè, io ho aspettato anni e anni, questi qui subito già. Questo capisco. Non sapevo quanto avevo sofferto. Comunque mi sveglio e dico, cazzo, la promessa. Allora scendo giù e scendendo giù, chiaramente col seppellito romano era vuoto perché la febbre, cioè, erano andati tutti a Tutti a dormire. dormire. Vedo improvvisamente però arrivare uno leggermente etilico, con una bandiera, che fa la festa, dov'è la festa? Finita la festa? E io dico, finita, questo sì. Dico, io arrivo, mi fa lui, dallo stadio Bernabeu, sono appena atterrato all'aeroporto di Linate. Allora gli dico, senta, ma arrivando dall'aeroporto, lei ha mica visto un baracchino aperto con un gadget, delle cose? Perché? Perché ho promesso alla persona che non c'è più che l'avrei portato al cimitero una... Qualcosa. Lui si è strappato la sciarpa, storia vera, dell'Inter, questa sciarpa è stata al Bernabeu. Porti questa. Io prendo la sciarpa e vado allo stadio, vado al cimitero. Che è un po' uno stadio nel suo genere, diciamo. Però mi vergognavo ad entrare al cimitero con la sciarpa dell'Inter. Allora ho comprato un mazzetto di margherite, un mazzetto di margherite che a mia mamma piacevano, e ho nascosto la sciarpa dentro. Vado, cerco la tomba, trovo la tomba, molto vergognosetto, molto timido, molto di nascosto. Mi abbasso, mi inchino e avvolgo alla lapide la sciarpa dell'Inter, e mentre l'avvolgo mi guardo a sinistra e c'era uno che stava piantando una bandiera dell'Inter su un'altra tomba. Alzo lo sguardo e il cimitero era quasi pieno di sciarpe, tombe con le sciarpe. C'era un arcangelo con la Coppa dei Campioni di plastica. C'erano dei pini dove pendevano degli striscioni, c'era un tombo con bandiere, un'altra con la foto di Leni Herrera, squadra degli anni 60. Ho detto, cazzo, ma ci sono più tifosi morti che vivi. E allora mi sono allontanato con un sogno, che era quello di scrivere sul muro quello che avevano scritto a Napoli, al cimitero. Oh, non sapete cosa vi siete perso.